Continua a giarre l'antico Carnevale di Sicilia, rush finale per quello che è stato un cartellone ricco di appuntamenti rivolto a tutte le fasce d'età. Ieri, dopo il raduno in Piazza Duomo, i gruppi in maschera realizzati dalle scuole dell'Interland hanno sfilato per le principali vie del centro storico giarrese. Dopo la sfilata allegorica si è svolta la cerimonia di premiazione delle scuole partecipanti e a seguire la premiazione dei bambini in maschera e il premio Re Burlone curato dalla Proloco di Giarre. Il bilancio tracciato dall'assessore Piero Mangano è sicuramente positivo. La città ha partecipato attivamente alla riuscita di una festa che per eccellenza la celebrazione dello svago e della spensieratezza. Ciò che fa piacere è vedere che i più giovani vi hanno aderito con impegno, realizzando costumi complessi ed una sfilata di livello. È stata l'orchestra Camana Carnival Show a coronare la serata di ieri. Molto positivo, peccato che oggi il tempo non è stato clemente come i giorni scorsi, però alla fine siamo riusciti anche a fare una bellissima sfilata oggi lunedì, modificando e cambiando in corso d'opera il percorso. Siamo molto contenti, aspettiamo domani l'ultima giornata e poi tireremo i primi bilanci. La risposta, come ho detto nei giorni scorsi, è stata grande, soprattutto da parte di tutte le scuole, dei dirigenti scolastici, dei colleghi referenti e di tutti i ragazzi, dall'infanzia fino agli istituti superiori. Siamo molto contenti e soddisfatti, speriamo di fare qualcosa ancora più importante l'anno prossimo. Questa sera, per festeggiare il martedì grasso, ancora appuntamenti in Piazza Duomo e a partire dalle 18.30 il Veglione e un altro show musicale per salutare Re Carnevale e dargli appuntamento al prossimo anno. Ci sarà un gran finale, sarà allietato dai tutti i frutti band e chiudiamo questa bellissima kermesse carnefalesca.